Via col liscio, eccoci pronti per questo appuntamento che con tanta gioia mi permette di raccontarvi un po' storie e farvi vedere qualche video della mia orchestra. Oggi parlo della Nazionale Cantanti, una squadra campione di solidarietà e campione di artisti che si integrano non solo giocando a pallone, ma anche raccontandosi un po' la musica, un po' come sto facendo io con voi. Provate a immaginarvi il ritiro della squadra, l'hotel, i saluti, gli abbracci e poi i momenti di attesa prima della partita, il pernottamento e quindi poi lo stare insieme per parte della giornata. E questo è facile immaginare. Permette a ognuno di noi di magari di stare vicino ai colleghi e ai compagni di squadra e raccontare la musica. Qui nascono tante canzoni, è proprio il caso di dirlo in maniera proprio bella, serena, perché tanti successi che voi ascoltate di cantanti come Eros Ramazzotti, come Paolo Vallesi, come Ruggeri, nascono e sono nati proprio nei ritiri e nei pre-partita della Nazionale Cantanti. Sicuramente una canzone tra le tante ha avuto una parte importante nella sua crescita, nel suo sviluppo, appunto all'interno di uno spogliatoio, chiamiamolo così. E questa canzone è Si può dare di più, che è poi l'inno della squadra. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cose che insegui, se non lo sai, se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, o ne segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di più. Una canzone meravigliosa. E ti emoziona raccontare questo perché ti senti parte di una storia magica. E questo viene raccontato anche in un libro che voglio approfittare di metterlo a vostra, approfittare di questa occasione per metterlo a vostra conoscenza. È un libro che porto anche con me nelle mie serate, se qualcuno è interessato ad acquistarlo. Il titolo è Senza essere eroi, la storia della Nazionale Cantanti raccontata dai suoi interpreti. Tutto il ricavato, è normale pensarlo, ma lo dico chiaramente, va in beneficenza. All'interno c'è anche una parte per me, ve la leggo velocemente. All'epoca allo stadio cantava a squarciagola Eros, lo inneggiava, aveva da poco vinto il Festival di Sanremo. Come allora fra i convocati continua a figurare Moreno Conficconi, alias il biondo, erede della musica melodica post Casadei e autentica stella in Italia e all'estero di un genere lontano dai circuiti tradizionali, ma molto ricercato tra feste di piazza e balere, un principe della musica romagnola, che Pupo, Giacobbe, Barbarossa, Mengoli e talvolta loro lo affiancano in fase di elaborazione e arrangiamento dei brani. E ciò basta per farlo sentire parte integrante del gruppo, che si espande così anche nei tanti rivoli della musica popolare. Qui non è menzionato Paolo Vallesi, rimediamo subito. Con Paolo Vallesi ho scritto due canzoni molto belle, ve ne faccio ascoltare adesso una. C'è anche un videoclip realizzato dai fratelli Dardari, e ve lo dedico con tutto il cuore. Il titolo è La Sciamba, e quindi buona visione. Viva la Nazionale Cantanti, viva
Moreno, viva voi, viva chi ama il liscio, anzi, per tutti, via col liscio, alla prossima, ciao!